Una notizia che sa dell'inverosimile, quella che stiamo per raccontarvi. I protagonisti sono due artisti conosciuti, Massimo Di Cataldo e Anna Laura Milacci. Il primo è un noto cantante che ha partecipato anche al Festival di Sanremo. La seconda è una fotografa e pittrice che ama rappresentare atmosfere suggestive. Purtroppo sembra invece di raccontare una delle tante storie di violenza che troppo spesso occupano le pagine dei giornali e ci lasciano increduli a digerire notizie che hanno delle conseguenze pesantissime. Come quella accaduta ad Anna Laura Milacci, che per botte ricevute dal compagno di Cataldo, appunto, ha perso il fiato che portava in grembo. Lo ha dichiarato lei stessa su uno dei social network più usati, postando pure le immagini che rendono le sue parole inequivocabili. Il cantante non ha dato nessuna risposta a tali pesantissime accuse, anzi è al momento irrintracciabile. Un ragazzo che esprimeva dolcezza e sensibilità anche nei testi che proponeva e che invece si è reso responsabile di un gesto tanto basso. E purtroppo non si è trattato di un caso isolato, come emerso dalle parole della Milacci, anche se una sola volta non avrebbe reso la cosa meno spregevole. E la vicenda fa ancora più male perché ripropone un tema troppo spesso sottovalutato e ancora non emarginato, come quello della violenza sulle donne. E il messaggio che trapela dalle parole di Laura Milacci è chiaro. Nessun perdono per chi ha ripetutamente abusato della buona fede e dell'amore della propria compagna. Le donne devono saper rompere definitivamente con chi le tratta con violenza, devono voltare pagina e denunciare i fatti mettendo così alle strette gli organi politici e favorire l'emanazione di leggi più severe e più mirate. Nel frattempo speriamo di dover riferire sempre più di rado di notizie del genere.